c'è uno studio sotto questo profilo, ma naturalmente ogni intervento finalizzato alla depenalizzazione deve essere un intervento che poi ha un impatto come dire, positivo sul sistema. Ma non, come dire, adesso insomma non ne abbiamo ancora discusso all'interno dell'ANM, certamente quello da, certamente però quello della depenalizzazione in questo momento non è una priorità, diciamo, non è una priorità, le priorità sono altre e sono finalizzate, come dire, a garantire la snellezza dei processi. Prescrizione, almeno come... Allora, il problema della prescrizione è questo: se noi pensiamo soltanto all'interruzione della prescrizione, che sicuramente è una misura naturalmente che può essere adottata, ma se noi pensiamo soltanto alla interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma non accompagniamo l'interruzione della prescrizione ad altre misure che velocizzino evidentemente la fase, come dire, precedente all'arrivo della sentenza, diciamo così in termine tecnico, all'arrivo della sentenza in secondo grado, non abbiamo risolto niente, cioè abbiamo lanciato la palla un po' più avanti e quelle migliaia di procedimenti che pendono in appello sono destinate ad aumentare naturalmente, quindi, come dire, trovare una serie di adottare una serie di interventi che nella fase precedente all'appello velocizzino il processo. Va bene, questo è un po'... Avete già in mente qualche tipo di intervento a questo proposito? Allora, noi, come dire, alcune idee ce le abbiamo. Innanzitutto bisogna certamente intervenire sotto il profilo organizzativo. Allora, quindi, coprire i vuoti di organico del personale amministrativo, certamente, perché mancano 9.000 unità e naturalmente se noi magistrati facciamo il nostro lavoro e poi non c'è il personale che sfoga il nostro lavoro, è chiaro che è destinato a bloccarsi, a crearsi un imbuto. Consideriamo anche un'altra cosa, che con la riforma delle pensioni che diciamo sta per essere varata, la cosiddetta quota 100, si crea un altro problema, aumenterà il numero degli amministrativi della giustizia che andranno in pensione, quindi se non pianifichiamo fin da subito i concorsi per implementare naturalmente queste assenze, rischieremo di dover chiudere veramente i battenti, quindi questo è un primo aspetto sotto il profilo organizzativo. Poi redistribuzione degli organici del personale di magistratura, cercare di capire quali sono gli uffici in maggiore difficoltà sotto questo profilo, sotto il profilo dei numeri e sotto il profilo delle pendenze, diciamo, dei procedimenti penali e ricalibrare le piante organiche in questo senso. Poi rivedere il sistema delle notifiche, per esempio. Noi siamo nell'epoca di internet, nell'epoca della posta elettronica, nell'epoca di un click e raggiungiamo qualsiasi persona in qualsiasi posto del mondo e ancora dobbiamo cercare i soggetti con il camminatore, cioè con l'ufficiale giudiziario, con intervenire sulle notifiche. Altro aspetto su cui si può intervenire, un grosso problema è quello della rinnovazione dei dibattimenti, cioè un giudice viene trasferito o va in pensione e il processo inizia tutto da capo. Allora anche sotto questo profilo dobbiamo cercare di trovare delle misure idonee a non far ripartire tutto da capo. Peraltro una norma nel nostro sistema c'è. Il cittadino che ha diritto, no, a un unico giudice. Non ci sono dubbi e infatti le stavo citando la norma che già è presente, quindi assolutamente senza incidere sulle garanzie, c'è una norma che è il 190 bis, prevista dal nostro codice di procedura penale, che consente per i reati più gravi, e mi riferisco a reati di criminalità organizzata, reati di terrorismo, alcuni reati di violenza sessuale, alcuni reati di pedopornografia, per i quali non deve iniziare tutto da capo se cambia un giudice. Allora, se noi siamo convinti e siamo convinti che per esempio la corruzione è uno dei mali maggiori del nostro sistema, inseriamo all'interno del 190 bis per esempio il reato di corruzione, in modo che non siamo costretti a iniziare da capo. Sono solo alcune proposte, noi ci stiamo lavorando, insomma arriveremo poi a fare un articolato, come dire, compiuto, ma sicuramente se noi, come dire, facciamo micro interventi, come ho detto prima nel mio intervento, se facciamo micro interventi sull'onda emotiva o sull'onda di un fatto di cronaca non risolviamo niente, anzi peggioriamo le cose, dobbiamo avere una visione di insieme. Se tutti diciamo, e tutti lo diciamo da anni, che il processo penale dura troppo a lungo, dobbiamo trovare delle contromisure per farlo durare di meno, per il giusto processo, per le garanzie, per la tutela dei diritti, per la tutela del cittadino e per l'efficacia dell'azione dello Stato. Lei, se non sbaglio, è
un'intervista recente ha parlato anche della possibilità di rivedere il principio di divieto di reformatio impeius. Anche questo, però, mi scusi, è un principio di civiltà, no? Non ci sono dubbi, anche sotto questo profilo, come dire, però dobbiamo anche per questo metterci attorno a un tavolo e parlarne serenamente, capire quali sono i margini per poter intervenire anche su questo. Ci potrebbero essere delle soluzioni condivise sotto questo profilo. Come dire, nessun, salve le garanzie in ogni caso, su questo, come dire, non si transige, salve in ogni caso della garanzia, ci sono degli istituti che potrebbero essere rimodulati in un'ottica generale, in un'ottica di efficienza, in un'ottica di efficacia dell'azione giudiziaria, fatti salvi i principi costituzionali delle garanzie, su cui naturalmente siamo tutti d'accordo. Il presidente Mascherin ha detto che lui percepisce un rischio in questo momento culturale di un'opposizione all'idea che l'avvocato possa essere per tutti, qualcuno avrebbe meno diritto ad essere difeso. Lo percepisce anche lei questo rischio? Ma come dire, noi dobbiamo difendere, allora il nostro faro deve essere la Costituzione. Allora noi per fortuna abbiamo la Costituzione, come dire, la Costituzione italiana. Ma insomma, non siamo, come dire, non abbiamo delle pregiudiziali, ecco, non abbiamo nessuna pregiudiziale sotto questo profilo. Anche su questo, insomma, siamo pronti a dare il nostro contributo tecnico come lo abbiamo sempre fatto. Tutti hanno diritto ad essere difesi, sono principi costituzionali imprescindibili che noi stessi difenderemo sempre. Va bene? Al congresso dell'Unione Camere Penali, che cosa si aspetta? Si augura una maggiore interlocuzione con, appunto, con i penalisti? Ma io, come dire, l'ho detto nell'esordio del mio intervento, è una stagione positiva questa tra la magistratura associata e... Per quanto riguarda il dialogo è una stagione positiva, stavo dicendo, per quanto riguarda il dialogo tra la magistratura associata, l'unione delle camere penali, ma in generale l'avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutta l'avvocatura. Noi siamo pronti al confronto, siamo pronti al dialogo. Quando io ho espresso quei punti nel corso del mio intervento, una serie di punti, una serie di spunti di riflessione, ho usato ogni volta la parola noi, la parola insieme, cioè tutto quello che dobbiamo fare insieme. E io sono profondamente convinto di questa compattezza che ci deve essere. La cosa che vi divide è la separazione delle carriere. Quello ci divide e credo che quello continuerà a dividerci a lungo, forse per sempre. Anche in parte la vostra posizione. Io l'ho detto, noi dobbiamo mantenere l'unica cultura della giurisdizione tra pubblico ministero e giudice, perché l'ho detto prima, come dire, non possiamo correre il rischio di sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo. Ma il rischio ci sarebbe grosso, perché poi, come dire, l'azione del pubblico ministero dipenderebbe dalle stagioni e poi la tutela dei diritti sarebbe veramente fluttuante, incerta e legata alle stagioni. Lo dicono anche i radicali, il partito radicale, da sempre, che per ottenere un giudice terzo, le carriere, veramente terzo, le carriere comunque dovrebbero essere separate. Ricordiamoci sempre la cultura della giurisdizione, il primo, come dire, soggetto processuale imparziale deve essere il PM. Io sono da PM, faccio il PM da 20 anni e, come dire, da PM dico che l'imparzialità che deve caratterizzarci deve rimanere tale. Grazie, grazie a voi.